paesi, ma quali altri paesi? Noi siamo da 100 anni a Como, in una parte tradizionale di Como. Mia figlia è nata a Valduce nel periodo di una parte di Como. Valduce o Sant'Anna? Perché prima è... Prima la nipotina che è nata a Sant'Anna. Era dalle suore. La nipotina è nata a San Fermo, Sant'Anna. Voglio dire, noi siamo cittadini di Como per 2 mesi, da 100 anni, noi siamo cittadini di Como. Capisco questa cattiveria, non so neanche io spiegare il motivo di questa ostinanza. C'è qua una signora, può venire qua un attimo per cortesia? Come no? Lui dice, anche voi prego se venite qua, questa è la signora, è una cittadina di Mugio. Ci conosce da 50 anni, conosce i nostri figli, i nostri nipoti, penso, sì, no? I bambini si e lui dice che la gente di Mugio non ci vuole, ma io dico che non è possibile, non è vero, perché è come la testimonianza è qua e di tutti i suoi vicini, no? Sì, esatto, tutta anche di Albate, ho chiesto anche di Albate. Il problema, se il problema è la musica, era la musica, un po' di fastidio lo dava, l'abbiamo eliminata. Se era il problema di ordine di servizio pubblico, abbiamo a spese nostre, abbiamo pagato degli steward, un'agenzia, abbiamo le fatture, non è successo una rissa. Un incidente, un furto, non è successo niente da parte nostra, eh. Se poi dopo c'è qualche furto, c'è qualche cosa. Se vuole, signor Sito, anni fa, quando c'erano le giostre, ha rubato casa mia il pomeriggio, ma non erano i giostrati. Mi hanno messo un cacciavite sulla porta, mi hanno portato via tutto. Questo mi hanno detto, scusate, mi hanno detto che ha rubato le grondaie anche dove? Albate, ma non, non c'era. Le hanno rubate adesso. A Rendi le hanno rubate adesso, Luna Par non c'è. 58 anni, questi sono calli, 58 anni, a montare e smontare le giostre con i miei figli e i miei nipoti. Noi siamo gente che lavoriamo e preghiamo il sindaco di fare un attimino un esame di coscienza, mettersi la mano sul cuore e dire noi dobbiamo subito arrivare con le abitazioni. Se le date non ci sono per aprire il 16, lo capiamo perché siamo ristretti. A noi in una parte di Como dice 2 domeniche prima di Pasqua, 1 domenica dopo Pasqua. A noi basta fare 9 giorni, Pasqua e la settimana dopo Pasqua. Ci sacrifichiamo anche in questo perché abbiamo bisogno di lavorare. 2 anni di Covid ci ha messo in ginocchio e abbiamo bisogno di lavorare. Chiederete questo al sindaco? Certo, chiediamo di lavorare almeno le 2 settimane, Pasqua e dopo Pasqua, e di arrivare subito con le abitazioni per questione sociale, per questione di vita. E noi preghiamo i cittadini di Como di capire questo e farglielo spiegare a questo bravo signore che è il sindaco. Ma prospettive per il futuro? Noi praticamente è stata emessa, ad esempio, l'altro ieri la sentenza da parte del Consiglio di Stato. Che il Consiglio di Stato non ha detto che noi abbiamo torto o abbiamo perso, anzi ha detto voi avete ragione perché si tratta di lavoro. L'unica cosa che ad oggi, in virtù di quello che è stato praticamente il bando presentato dal Comune, che l'apertura doveva essere il 17, non ci sono le tempistiche e le condizioni per farlo. Però quello che siamo venuti a dire e che chiediamo noi è che in virtù proprio di quello che ha deciso il Consiglio di Stato, noi chiediamo di poter operare anche un periodo più breve, perché comunque i cittadini di Como, come noi di lavorare, loro hanno diritto di divertirsi, perché quello che lui sta negando a noi lo sta negando ai suoi cittadini. È questo che lui deve rendersi conto, che non è un torto solo lavorativo, ma un torto impegnativo nei confronti della sua città. Il Luna Park è un indotto per la città, non è solamente un divertimento o un indotto per gli operatori, perché quelle 60 famiglie che vengono, e noi abbiamo sentito tutte le aziende qua intorno, bar, locali, dicono quando c'è Luna Park noi lavoriamo di più, a noi ci portate lavoro. E tutte le persone che abbiamo contattato, compresi gli esercizi pubblici, ci hanno detto noi Luna Park lo vogliamo, quel signore si sbaglia, quel signore ascolta quello che gli fa comodo e probabilmente non ascolta nessuno, iniziando da noi che non ci sta ascoltando da un anno. Si deve rendere conto che Luna Park è fatto di persone serie e io non posso andare a portare via il posto di lavoro a un altro collega perché il Comune di Como ha detto che io non devo venire a lavorare a Como. Io ho un calendario, lo spettacolo viaggiante è una legge che calendarizza tutta l'attività, la calendarizzazione è data da regolamenti comunali e io vengo a Como dal 1982, dal 1982 vengo a Como, non vado a Varese in altri posti e quelli di Varese non vengono sul mio posto perché è la legge che lo stabilisce, c'è una normativa, ci sono delle regole, le regole le rispettiamo noi, sarebbe giusto che inizi a rispettarle anche qualche politico.
Allora, l'importante è dire che... Cosa c'è? Ecco, scusa, vieni un attimo. Che, ecco, va bene. Cosa c'è che potete fare, oltre a chiedere? Perché a questo punto il TAR vi ha ovviato di no, il Consiglio di Stato... L'unica cosa che ci rimangono saranno poi le manifestazioni di protesta e cercheremo di farle facendoci sentire se qualcuno non ci vuole ascoltando dall'altra parte. Quindi questa è formalmente una richiesta. Noi facciamo una richiesta in maniera molto democratica. Oggi siamo venuti a chiedere di poter portare le abitazioni perché abbiamo... Noi adesso stiamo andando via dai posti dove si faceva il carnevale e non sappiamo dove andare per un mese con le abitazioni. Noi non sappiamo, i nostri bambini non vanno a scuola, anche un discorso sociale, cioè ma dove li mandiamo i nostri bambini a scuola? Cioè ci mandano via, dove andiamo? In mezzo alla strada, sotto un ponte, siamo cittadini italiani, paghiamo le tasse. Però la domanda è anche questa, Vincenzo, scusami, ma perché non avete fatto il bando? Perché non avete partito? Capisco che l'ho fatto il bando, perché il bando prevedeva 7 a 10. Capito, noi piuttosto eravamo, che... Noi eravamo No, il comune si dimentica di un particolare. No, ma dico, ma piuttosto noi siamo che... stati in comune il 15 di ottobre, abbiamo presentato la planimetria e la richiesta per tutte le attrazioni e abbiamo chiesto che il bando fosse fatto per le attrazioni. In realtà il bando è stato fatto solo per 7 giostre e l'accettare quel bando significava, ce l'hanno detto anche in tribunale, questo a Roma, non a Milano, che probabilmente non avevano capito il TAR di Milano come era la situazione, ci ha detto se noi avessimo accettato le 7 attrazioni avrebbero dato ragione al comune e avrebbero installato solo 7 attrazioni. Sì, e certo. Allora a quel punto valeva quello che il bando aveva detto, ecco perché noi non abbiamo dovuto fare domande, l'abbiamo fatto su consiglio di parecchi avvocati, non è che l'abbiamo sentito. E avete sentito anche i legali? Certo, ovviamente sentito i legali. No, perché il TAR vi ha bocciato per questo motivo qua. Se vuole io la faccio parlare direttamente, avete in videochiamata con il nostro avvocato. No, ma Vincenzo, ci credo, era solo una domanda che volevo alla faccia di quello che poi dice il TAR, perché il TAR alla fine quando vi ha detto di no... Infatti poi la sentenza di Roma ha smentito il TAR, non è vero che non c'erano interesse perché non hanno fatto la domanda, altrimenti non sarebbero ricorsi al TAR. Cioè, che senso ha se io ricorro al TAR e non ho interesse a venire? Quindi al momento come rimane la situazione, Vincenzo? Per chiudere ai nostri amici che ci stanno seguendo da casa. Faremo una richiesta per poter arrivare con le abitazioni e ridurre il periodo in virtù di quanto stabilito dalla sentenza. Quindi arrivare anche a ridosso di Pasqua, dite ma fateci facciamo venire. Anche la settimana di Pasqua e quella successiva, quei 15 giorni, riduciamo il periodo, di più cosa dobbiamo creare? Cioè, mi sembra che ci stiamo mettendo tutto quello che... Del resto lo schifo che c'è qua quando non c'è il Luna Park è dimostrato. Ok. Va bene, Vincenzo, allora grazie della posizione, questa è la posizione dei rappresentanti del Luna Park, abbiamo sentito prima il tuo collega, poi te ovviamente che ti avevamo sentito anche l'anno scorso ed è giusto quindi sentire anche la vostra posizione. Andrete lunedì in consiglio comunale? Lunedì andremo a chiedere o chiederete un incontro al sindaco? Chiederemo poi un incontro al sindaco e sentiremo cosa succederà in consiglio comunale perché le nostre richieste sono già arrivate. Sì, c'è anche una mozione dedicata. E poi vedremo un attimino cosa succede, però... A questo punto ci sembra proprio che sia solamente una cattiveria voluta e derivata. Noi non ci rendiamo conto e non riusciamo a capire cosa Luna Park abbia fatto al sindaco, ma ci pensa sembra quasi una frustrazione, questo glielo dico io. Sembra che sia frustrato da qualcosa che gli ha fatto il Luna Park. Grazie Vincenzo, è tutto da Muggio, linea allo studio centrale.